Ronaldo, tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata di Handball Talk, il podcast in cui parliamo di pallamano. Io sono Matteo Aldamonte, ben ritrovati ancora e do subito il buongiorno a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ben ritrovato e un saluto a tutti. Super ospite anche oggi, siamo andati a pescare Elena Barani, leggenda della pallamano femminile, allenatrice della pallamano Conversano. Ciao Elena. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, inizio subito con te Elena. Intanto purtroppo è passata un'altra settimana, questa è la quarta puntata che registriamo, un'altra settimana senza pallamano inizia a essere veramente dura. Eh sì, poi c'è stata anche l'ufficialità, almeno per quanto riguarda la 2, che il campionato è interrotto, quindi una piccola speranza che se ne va, però il segreto è quello di minimizzare i pensieri negativi e cercare delle strategie di adattamento. A volte mi sembra di essere tipo chiusa in un acquario e non vedo l'ora che tolgano l'acqua e finalmente possa tornare la libertà, però è un momento che comunque va affrontato e quindi la speranza di ricominciare naturalmente non ci deve mai abbandonare. Gigi. Sì Matteo, diciamo che ogni giorno che passa è sempre più frustrante. Dopo quella strana sensazione iniziale, anche se c'era quello smarrimento, adesso insomma stiamo realizzando sempre la gravità di quello che è successo, del momento in che stiamo vivendo e soprattutto la problematicità con cui dovremmo avere a che fare, quindi i problemi da risolvere che sono sempre più grandi più passa il tempo, rispetto ovviamente alle soluzioni da adottare per lo svolgimento, la chiusura, il riniziare i nuovi campionati. Elena, che tempo ha occupato la pallamano e sta occupando la pallamano in questi giorni? Cioè, stai sentendo le ragazze, ti stai allenando tu stessa per tenerti in forma? Come stai occupando le giornate? Sì, uno dei segreti per la mia strategia di adattamento è cercare di organizzare una routine, quindi c'è un momento della giornata in cui mi alleno e faccio qualcosa, poi c'è il momento della giornata in cui faccio il programma per le ragazze e glielo mando via WhatsApp, poi c'è il momento della giornata in cui fortunatamente ci sono i webinar della federazione, quindi comunque cerco di li ho seguiti tutti, cerco di aggiornarmi o comunque continuare a pensare alla pallamano, perché abbiamo affrontato tantissimi argomenti e tutte le volte che senti parlare qualcuno ti si accendono delle lampadine, cerchi di capire quali sono le materie su cui magari sarebbe bene aggiornarsi, o comunque è sempre bello avere un confronto con chi ama la pallamano come te. Comunque la pallamano assolutamente manca, perché manca proprio la realtà di vivere i momenti insieme in palestra, anche perché in uno sport di squadra come il nostro, nella squadra ci sono tanti momenti forti di condivisione, che sia solo anche il fatto di avere un allenamento tutte insieme. Però secondo me la negatività porta negatività, quindi, e ansia porta l'ansia, un po' come affrontare una partita, diciamo, no? E quindi io penso sempre che dobbiamo avere ottimismo e comunque continuare a parlare e pensare pallamano non fa che bene. Gigi, nel negativo diciamo che si sono create, no? Poi ognuno di noi ha cercato di crearsi, come diceva anche bene Elena, degli spazi di positività. Ad esempio, probabilmente se non avessimo, ripeto, nella negatività della situazione, avuto tutto questo tempo a casa, non ci sarebbe stata magari la possibilità di fare tutta questa formazione per gli allenatori, piuttosto che forse neanche noi avremmo cominciato a fare il podcast. Ma guarda Matteo, mentre parlava Elena e chiaramente mentre stavi chiosando tu il suo discorso, io riflettevo sulle vostre parole, ma soprattutto anche sulla possibilità di una sorta di effetto elastico. Cioè in questo momento tutti quanti sono in casa e si nutrono virtualmente, no, tutti gli amanti del nostro mondo, quindi con i webinar, con i video, con la possibilità di confrontarsi, e quindi io non oso immaginare quello che succederà quando si riapriranno oggettivamente le palestre. Cioè, gente che sarà
tipo la liberazione degli americani, no? Tipo l'8 settembre, perché speriamo non avvenga l'8 settembre innanzitutto. Comunque, dico, quando prima avverrà ci sarà una voglia matta di toccare il pallone con le mani, di poter tirare in porta, di poter allenare, quindi ci sarà tutto questo, questa esplosione di voglia e di positività che non vedo l'ora arrivi. Vi faccio una domanda che forse richiederebbe più tempo e un'analisi più attenta, però proviamo a rispondere. Questa è una cosa, quella che è successa a tutti noi, veramente grande. Che cosa è che investirà necessariamente con le sue conseguenze sia palpabili, quindi mi riferisco per esempio a un punto di vista non solo con la sospensione dei campionati, ma anche economico, no? Futuro, ma anche da un punto di vista più meno palpabile, meno concreto, che cosa ci lascerà? Cioè, che nello specifico mi riferisco al nostro mondo, ma al mondo dello sport in generale, che cosa ritroveremo dopo, secondo voi? Vai Elena, ti lascio. Comincio io, okay, che cavaliere, grazie. Hai visto? Beh, io penso sempre che tutte le esperienze lasciano qualcosa e il segreto sarebbe quello di cercare di trarre un insegnamento positivo, anche se è molto difficile, ripeto, perché si tratta di razionalizzare molto quello che succede. Perché naturalmente è anche naturale che in certi momenti ci sia della preoccupazione, però bisogna cercare di razionalizzarla e pensare sempre positivo, come ho già detto prima. In questo momento in cui ti mancano le cose, i tuoi punti di riferimento a cui sei abituato, naturalmente ne senti la mancanza, perché di solito quello che non hai lo apprezzi ancora di più quando non c'è. Questo in tutti gli ambiti della vita, quindi in questo momento viene facile pensare che quando avrai di nuovo la possibilità di fare le cose sarà una gioia ancora più immensa, e forse stiamo anche apprezzando le piccole cose, quelle che magari di solito facevamo senza pensarci e ora che ci mancano diciamo però anche quello non vedo l'ora di farlo. E questo spero che si rifletta anche in come concepisci i rapporti umani. Io in questo momento sono da sola qui, però incominci anche a riflettere su quanto siano importanti certe persone, o ricominci ad utilizzare la comunicazione, magari una telefonata, un messaggio che magari durante la giornata, quando hai tante cose da fare, non hai tempo di fare. Io penso che in questo momento riflettere su queste cose ci possa dare un po' di ottimismo per andare avanti. Gigi? Confermo, sottoscrivo e rilancio, perché io credo che questo sia un periodo nel quale tutti noi, o con le buone o con le cattive, siamo costretti a fare i bilanci, in qualche modo a tirare delle somme di quelle che sono le nostre fasi della vita, o comunque la nostra vita. E credo che per molti di noi non può essere come dire sbagliato, anzi deve essere sacrosanto riconoscere quanto siamo stati fortunati, quanto potremmo continuare ad essere fortunati, e quanto è giusto apprezzare anche le piccole cose, che prima, tutte quelle cose che prima erano praticamente date per scontato, non ultimo la capacità, la possibilità, chiamiamo. Quindi questo è un ottimo spunto di riflessione, perché è da qui che poi possiamo continuare e riniziare a mettere tutta quell'energia positiva che può servire a migliorare i rapporti, come diceva anche Elena, anche interpersonali, anche nella capacità e nella voglia di continuare, di riprendere a comunicare, perché in questo momento quanto ci manca la socialità, siamo tutti costretti in questa sorta di Alcatraz personale, no? Ognuno ha il proprio carcere nel quale comunque ogni tanto qualche ora d'aria, ma anche i più fortunati non possono condividere la socialità, e questo è il sale della nostra vita, anche nel nostro sport, no? Condividere, giocare insieme, uno sport di squadra, il calore del pubblico, tutto questo ci è stato tolto dal giorno alla notte, non vediamo l'ora di riconquistarlo, ed è doveroso, quando questo accadrà, essere più consapevoli, ancora più felici, ancora più vogliosi di essere attaccati e avidi di respirare ogni secondo di queste cose meravigliose. Ecco, speriamo naturalmente che questo momento possa avvenire prima possibile. Direi di cambiare argomento
e Gigi, di prenderci cura di Elena come ci siamo presi cura di Maio la settimana scorsa, no? Sì, sì Matteo, praticamente sono due personaggi sovrapponibili, no? Potremmo immaginare come un Pasquale Maione in gonnella, perché in realtà hanno fatto sono stati dei punti di riferimento nelle rispettive nazionali, nel maschile e nel femminile, nelle rispettive squadre, hanno vinto tanto, tu meglio di me sai, ci potrai dare delle indicazioni numeriche. Due personaggi che hanno condiviso lo stesso ruolo, due pivot, la stessa grinta, la stessa capacità di essere punto di riferimento dentro e fuori. Entrambi capitani della nazionale. Ed entrambi capitani della nazionale, ed entrambi in grado di poter spostare gli equilibri e quindi di decidere le partite in qualsiasi momento dei match. Elena, tu prima di iniziare la registrazione ci hai detto una cosa, però dice: io non porto tanto il conto perché preferisco guardare a quello che c'è dopo e non a quello che ho fatto prima. Questa è una filosofia di vita, cioè non lo so, è difficile quando si è riusciti a ottenere tanto, a vincere tanto come te, pensare anche di guardare sempre avanti. Penso che comunque il prima ti abbia lasciato qualcosa, ti abbia insegnato tanto. Ah, beh, assolutamente sì, parlavo prima di esperienza, tutta l'esperienza che ho vissuto è stata preziosa e importante. No, mi riferisco al fatto che i numeri mi sembrano poi limitanti, nel senso che se penso al mio passato non penso ho vinto tot scudetti o tot Coppa Italia, penso magari alle esperienze che ho vissuto in varie squadre, in varie città e naturalmente penso più che altro all'amore per la pallamano, che quindi non si riduce poi a delle vittorie, anche perché le sconfitte sono state tante, brucianti, e come dico sempre, se non perdi poi non impari a vincere, perché anche se magari ho vinto 8 scudetti, ho perso quasi altrettante finali scudetto se dovessi andare a ripescare nei ricordi. Quindi io preferisco pensare a quanto amo la pallamano e per adesso ho la fortuna di fare ciò che amo, perché sono tanti anni, ho fatto la giocatrice, ho fatto l'arbitro, sto cercando di fare l'allenatrice, per me è un amore a 360 gradi, e pensare ai numeri, ripeto, mi sembra un po' limitante, non è tanto importante quello, anche se naturalmente è una soddisfazione, perché poi comunque vincere fa stare bene, però cerco di pensare al presente anche perché è al futuro, punto interrogativo, soprattutto in questo momento, però ecco, diciamo che cerco di farmi riempire dall'amore per la pallamano, per questo sport. Matteo, scusami, volevo agganciarmi a quello che ha detto e avevo una domanda anche per Elena, se mi consenti. Cioè, vai. Tutto quello che ha detto è bellissimo ed è sulla falsa riga anche di quello che ha detto la scorsa settimana Pasquale Maione, no? È stato emozionante continuare a sentire persone comunque così quotate, così piene con un palmarès così importante, eppure così umili, così vogliose di stupirsi e di godere delle piccole cose, anzi comunque di continuare a camminare senza mai guardarsi indietro, ma continuando ad essere proiettati nel futuro. Certo, ogni tanto una sbirciatina fa sempre piacere, soprattutto quando si è proprietari di una carriera sportiva come la loro, però credo che sia assolutamente educativo il loro messaggio. E anche su questa falsa riga, riallacciandomi anche all'intervista di Dejan Turković che ti ha lasciato sui canali della FIGH e sul sito FIGH, Elena Barani ha avuto un giocatore o una giocatrice simbolo alla quale si è sempre ispirata, oppure pensa che averne uno solo sia un po' riduttivo, cioè ha avuto sempre voglia di prendere il più possibile da tutti? Sinceramente non ho mai avuto una giocatrice di riferimento, un giocatore di riferimento, anche se poi nel mio piccolo cercavo di guardare le partite internazionali, mondiali, europei, insomma la pallamano internazionale che conta. In realtà ho sempre cercato di concentrarmi sul lavoro quotidiano, sul fatto che mi piaceva proprio allenarmi e in partita di giocare quello che mi piaceva, ecco. Poi naturalmente si può sempre fare meglio, però l'importante è cercare di dare il massimo tutte le volte
le ispirazioni da dove le trovavi? Nel senso, comunque ti confrontavi, avevi prendevi spunto anche in tutte le tue partite internazionali, anche imitare, se vogliamo, qualcuno o qualcosa che vedevi sui campi di gioco, o no? Beh sì, certo, l'imitazione è sempre importante, soprattutto anche per i giovani di oggi, ne abbiamo parlato anche nei webinar in questi giorni, quindi secondo me può essere positivo avere un campione di riferimento e cercare di seguire le sue gesta. Per quanto mi riguarda, sinceramente non avevo un idolo di riferimento, spero che non sia una cosa brutta, però ecco. No, anche se io posso essere sicuro e ci metterei la mano sul fuoco che tante hanno avuto come idolo invece Elena Barani. Ora mi fai diventare rossa. No, io non lo so, può essere, magari è successo, per me l'importante, ma no, poi non è ora se devo rifletterci adesso, che è tutto passato, e guardare gli occhi, con gli occhi di un'altra, di un'esperienza maggiore quello che è successo, per me l'importante è se sono riuscita a dare un esempio, ed è quello che nel mio piccolo cerco di fare anche con le mie ragazze quando alleno. Per me l'importante è trasmettere l'amore per la pallamano, l'amore per lo sport, soprattutto sport in quanto un insieme di valori che è importante portare avanti, quindi anche l'attaccamento alla tua squadra, il rispetto delle compagne, il fatto di essere una squadra e non un insieme di singoli che giocano nello stesso campo. Per me questi valori, l'educazione che uno deve dimostrare, l'importanza anche dello studio, cioè per me lo sport è tutto un insieme di valori e principi che devi coltivare al meglio di te stesso, ecco, quindi spero di aver lasciato un esempio positivo in quel senso, nel senso di aver dimostrato che ero una giocatrice che combatteva per cercare di ottenere il meglio, questo lo spero. Gigi, ma la possiamo rassicurare, insomma, quella che arrivava di Elena, credo che sia la certezza di tutti, sì, insomma, sì. Quindi ti possiamo tranquillizzare, Elena, perché è assolutamente così. Poi voglio dire, come spesso accade, no? Nel senso, io ti ho sempre conosciuto come una ragazza dolcissima, sempre a modo fuori dal campo, sempre molto dolce, timida per alcuni versi, molto riservata, e invece in campo avevi questa energia e questa aggressività di gattusiana memoria, se vogliamo, ma che chiaramente era il tuo, è stato sempre il tuo marchio di fabbrica, no? I tuoi urli dopo il gol, la tua capacità di incitare le compagne di squadra, era assolutamente fuori dalla media, quindi ben vengano esempi come te, e siamo certi che tu sia stato l'esempio per la stragrande maggioranza delle giocatrici della pallamano italiana. Elena, okay, Matteo? Elena, cosa cambia quando passi dall'altra parte della barricata? Nel senso, quando smetti di farle tu le cose e devi insegnarle agli altri quando cominci ad allenare? Questa è una domanda difficilissima, nel senso che non ti nascondo che, non dico tutti i giorni, ma ci sono veramente tanti momenti in cui mi interrogo su come, su quale sia il metodo migliore per trasmettere certe cose. Di certo la differenza principale è che, soprattutto poi con l'esperienza, a una certa età diminuisce l'ansia, sai cosa fare, più o meno riesci magari anche a leggere i comportamenti degli avversari, sai cosa succederà quando la tua compagna si muove in un certo modo, quindi comunque lì sei molto padrona, diciamo, della situazione, e comunque la gestisci direttamente. Invece quando alleni gestisci in un certo senso, tra virgolette, uso il termine, il verbo gestire, cerchi di portare tutti a fare la cosa giusta, però è sempre una specie di gestione indiretta, nel senso che poi non sei te direttamente quella che ha la palla in mano, che sa o che la deve passare, perché da fuori poi è sempre facile cercare di vedere quale sia la soluzione migliore. Invece la cosa difficile è portare i tuoi atleti a prendere la decisione ottimale in quel momento, anche perché poi vabbè, la pallamano è proprio uno sport di situazione, quindi non è che puoi prevedere prima quello che succederà.
e quindi è proprio lì la difficoltà nel leggere quello che succede. E quindi non lo so, io cerco di fare del mio meglio per trasmettere quello che so e anche quello in cui credo. E poi naturalmente le mie ragazze mi hanno dato tante soddisfazioni e quindi sono orgogliosa di loro, però non c'è proprio un segreto per fare bene le cose che si cerca di fare. Si cerca di fare del proprio meglio, ecco. Non si può non essere d'accordo con questo, con questo modo di pensare, quindi assolutamente sottoscriviamo. Invece una domanda che volevo fare ad Elena, che poi l'ho anche fatta a Pasquale, questa specularità delle persone, dei due personaggi. Elena, se dovessi tracciare un bilancio, da dove è partita Elena, cosa sta facendo Elena, quale può essere la prospettiva di un futuro, dove vuole andare Elena Barani, dove vuole arrivare? Beh, allora, durante la mia carriera ho comunque avuto la fortuna di esaudire tanti dei miei sogni. Mi ricordo ancora ora quando ho avuto proprio il desiderio, voglio giocare in nazionale, perché ho visto una partita della nazionale femminile in TV, le ho guardate fare un time out, in quel momento io ho pensato voglio giocare in nazionale e per fortuna ci sono riuscita. L'unico sogno grande, perché tanto poi di sogni ce ne sono sempre tanti ed è importante, certo, che ci siano anche per andare avanti, è stato, che non ho esaudito, è quello di partecipare alle Olimpiadi. Quindi se proprio mi devo sbilanciare un giorno un sogno, chissà, mi piacerebbe essere a questo punto allenatrice alle Olimpiadi, perché comunque per un giocatore sarebbe impensabile, secondo me, non sognare di far parte della nazionale e di partecipare con la nazionale alle manifestazioni più importanti che ci siano. Nell'indoor o nel beach, visto che tu hai vinto tanto anche nel beach, quindi hai grande competenza anche nel beach, siccome è attuale la questione, perché il beach rischia fortunatamente di finire alle Olimpiadi del 2024. Beh, ecco, vedi, mi stai facendo delle domande difficilissime, però, perché tante volte mi sono chiesta o mi hanno chiesto se mi piacesse di più la pallamano indoor o il beach, e sinceramente io non saprei scegliere, lo dico sinceramente, perché sono, riallacciandomi a quello che dicevo prima, visto che amo la pallamano a 360 gradi, il beach diciamo che non è uno sport, cioè si nutre di pallamano, però poi secondo me è una disciplina a sé in un certo senso. Io non saprei scegliere, qualsiasi cosa va bene. Gigi, abbiamo avuto oggi, come la settimana scorsa, un bel esempio secondo me di passione viscerale a prescindere proprio dai titoli, dal palmarès per questo sport, adesso che sia beach o che sia pallamano, no, per l'universo pallamano. Assolutamente, abbiamo avuto una bellissima testimonianza e soprattutto, se mi consenti Matteo, anche con le parole di Elena c'è stato una sorta di avvicinamento del beach alla pallamano indoor, perché questi due fari, questi due esempi, questi due idoli, alla domanda l'altra volta Pasquale Maione disse il mio ricordo più bello è legato all'handball beach, no, per dirti, quindi quanto queste due discipline e magari queste domande che potevano sembrare scontate, come per dire sì, l'indoor è un'altra cosa, in realtà non lo sono state, anzi Elena ha detto non saprei scegliere, quindi due discipline che hanno a che fare con il pallone tra le mani, che si giocano in due situazioni diverse, che comunque hanno il gol, il contatto, l'adrenalina, in ambienti completamente differenti, mettono in difficoltà anche persone, anche degli idoli e dei fari della pallamano indoor degli ultimi decenni, insomma, della pallamano italiana. Quindi insomma questa è una cosa simpatica da poter registrare, no Matteo? Assolutamente sì. Sono volati 25 minuti, quindi Gigi, se non hai altre domande, non lo so, se ti eri preparato nel tuo taccuino qualche... No, vabbè, io ho fatto tante domande ad Elena, meno sibilline delle tue, perché credo che alla prossima domanda si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere, se continuavi così, però alla fine... è stata una bellissima chiacchierata con Elena Barani e penso che continuiamo sulla strada giusta, perché se queste sono le testimonianze credo che facciano solamente bene
e raccogliere queste interviste faccia solamente bene a tutti quelli che continuano o si approcciano per la prima volta al nostro mondo. Elena, tu non lo dici, ma te lo dico io, sono tante le ragazzine, le giovani giocatrici che hanno te, come ad esempio, hanno guardato te nei video, sanno che cosa hai fatto quando giocavi. Che consiglio daresti ad una giovanissima atleta, ad una ragazza under 15, under 17 che sta iniziando a giocare, che sogna di diventare grande? Beh, sicuramente il lavoro, aver voglia di lavorare, di impegnarsi, la costanza nel farlo e poi l'umiltà, che è fondamentale secondo me, e la voglia di mettersi in gioco insieme alle compagne, quindi capire che in una squadra ognuno ha i suoi compiti, però il bene supremo poi rimane quello della squadra. Il rispetto, anche di avere rispetto non solo per gli avversari ma anche per le compagne, per tutte le componenti del gioco. E sono tante cose difficili e ne ho dette anche forse troppe, però la voglia di fare quello che si fa al massimo, e non solo nello sport ma anche nello studio o in tutti gli altri ambiti della vita, la voglia di dare il massimo e anche, come dicevo prima, di sognare e porsi un obiettivo, e un obiettivo sempre più alto che appena viene esaudito poi viene sostituito da un altro ancora pochettino più in là, sempre alzare l'asticella per mettersi anche in gioco, vedere quali sono i propri limiti, perché secondo me poi lo sport è una palestra di vita, nel senso che ti serve poi per addentrarsi nella giungla, e mai come in questo momento vediamo come la vita a volte possa essere anche difficile, però affrontata nella maniera giusta secondo me è sempre un successo. Grazie. No, grazie a voi, comunque grazie per tutto quello che state facendo, perché comunque ci tenete compagnia in mille modi diversi, e quindi anche il vostro lavoro è il vostro lavoro è preziosissimo, e quindi grazie. Grazie Elena, cerchiamo, è la stessa passione che hai tu, è la stessa passione che abbiamo tanti, quindi ognuno poi cerca di declinarla come può in base alle proprie competenze. Ti ringrazio però, grazie di cuore. Grazie Gigi. Grazie a voi, grazie a te Matteo, e alla prossima, speriamo, se non mi licenzi prima. No, assolutamente. Questo okay. Per me è assolutamente impensabile, ormai siamo veramente complementari. Sì. Poi stabiliremo chi è Bonnie e chi è Clyde, ma questo è in separata sede. In separata sede. Elena, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi sul serio, di cuore. E grazie anche a tutti quelli che hanno scelto di ascoltare questa piacevole chiacchierata con Elena Barani e Gigi Di Marcello. Noi ci ritroviamo la settimana prossima, sempre sui canali della Federazione Italiana Gioco Handball. Buona pallamano a tutti, alla prossima. Il tiro è un gol pazzesco di una rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!